Siamo poi così convinti di aver mangiato pesce fresco durante le ultime feste natalizie, il rischio di essere incappati in prodotti di dubbia provenienza e spacciati per freschi c'è, soprattutto alla luce dell'operazione Giano che si è conclusa nei giorni scorsi e di cui oggi si può finalmente tracciare un bilancio definitivo. I nuclei ispettivi della Guardia Costiera su tutto il territorio nazionale hanno sequestrato più di 500 tonnellate di pesce avariato, che sarebbe stato destinato ad arrivare sulle tavole degli italiani in occasione del Capodanno. Tutte le capitanerie di porto si sono attivate immediatamente per prevenire altre frodi e tutelare così i consumatori da vere e proprie truffe. Con l'operazione Giano è stata controllata l'intera filiera della pesca, pescherecci, punti di sbarco, grossisti, mercati ittici e punti vendita nei supermercati, pescherie e ristoranti. Quasi 13.000 i controlli effettuati in tutto il paese, più di 7.000 gli uomini impiegati nell'operazione e tante fin troppe le magagne svelate. Non solo pesce avariato, infatti, ma anche partite di vongole fuori legge e sogliole del Mediterraneo provenienti invece da paesi extracomunitari. In un caso si è trattato di vendita di vongole sotto misura, sono state sequestrate 300 kg di vongole, e nell'altro caso è stato sequestrato del pesce, erano sogliole che erano vendute come sogliole vulgaris, quindi come sogliole del Mediterraneo, in effetti provenivano da paesi extracomunitari. A San Benedetto sono stati 82 i controlli effettuati. Facendo un bilancio con il comandante di guardo, si può affermare però che la situazione in Riviera fortunatamente non si è rivelata allarmante. Possiamo tranquillizzare, ecco, i consumatori finali su quello che c'è nelle province di Ascoli e di Fermo. Comunque, quando ci mettiamo a tavola serve sempre la massima attenzione. Quello che abbiamo nel piatto, pur avendo un bel aspetto, può essere infatti il provento di un'attività illecita. Accortezza quindi quando ci si trova al mercato e nei ristoranti. A parte questa operazione complessa, appunto, dove si sono concentrati i controlli in tutto il territorio nazionale, però proseguono a cadenza settimanale presso i ristoranti, il mercato ittico e i pescherecci, proprio per una maggior tutela del consumatore.